Sono un gran consumatore di radio, ma soprattutto di tre radio, perché quelle commerciali davvero non le ascolto mai. Tra queste tre radio, insomma, quella che seguo con maggiore passione, con maggiore, insomma, determinazione, c'è sicuramente Radio Radicale. Subito dopo la sigla. Ascolto da anni Radio Radicale, ho dei momenti della giornata che dedico al suo ascolto. Ci sono delle rubriche che mi interessano e che, se non posso ascoltare in diretta, poi vado, insomma, sul sito di Radio Radicale e vado a cercarle, perché nel sito davvero potete trovare anche convegni che sono stati registrati da Radio Radicale anche di 10, 20, 30 anni fa. Insomma, è una vera e propria miniera, una miniera preziosa di informazione. Per esempio, la Radio Radicale parla molto di Napoli, della camorra, di processi legati alla criminalità organizzata del capoluogo partenopeo. E poi c'è anche, per esempio, una rubrica che spulcio tutte le mattine appena sveglio, che è una panoramica dei convegni e degli appuntamenti politici più importanti in tutta, ovviamente, la nostra penisola. È così che, insomma, un giornalista si tiene informato per cercare poi di capire come andrà la giornata dal punto di vista lavorativo, quali saranno le possibili notizie che poi potremo leggere il giorno dopo sui giornali. La radio è importante, Radio Radicale è sicuramente una preziosa fonte di informazione. Poi ascolto Radio Radicale essenzialmente per tre motivi. Ha sempre dato spazio a tutti e propone un'informazione senza retorica e poi è senza pubblicità. E quindi uno può ascoltare, come facevo per esempio fino a qualche tempo fa, una rassegna stampa ineguagliabile come la proponeva Massimo Bordin, anche per un'ora e venti, un'ora e venticinque. Insomma, leggendo gli articoli, commentandoli anche con una semplice frase che però diceva praticamente tutto. Io sono un orfano di quella rassegna stampa, di Stampa e Regime, di Massimo Bordin, che è scomparso proprio un mese fa. Ebbene, perché vi parlo quest'oggi di Radio Radicale? Perché dopodomani, il 21 di maggio, scade la convenzione con il governo con la quale Radio Radicale trasmette i momenti più importanti della politica italiana. Quindi sedute parlamentari, conferenze stampa a Palazzo Chigi, ma anche commissioni, convegni all'interno delle due camere. Insomma, è un prezioso strumento di lavoro non solo per chi si occupa di attualità e quindi, per esempio, per noi giornalisti, ma anche per chi se ne occupa dal punto di vista storico, che vuole ricostruire un pezzo della storia del nostro paese, perché Radio Radicale fa questo da molti anni. Ebbene, con i tagli all'editoria che sono stati decisi da questo governo, l'attuale governo Conte, governo giallo-verde, governo Di Maio-Salvini, governo grillino-leghista, questa convenzione al momento non sarà rinnovata. Almeno questo è quanto ha deciso il sottosegretario Crimi. Questa decisione del governo ritengo sia un vero e proprio attentato a questa storica emittente radiofonica. Vedete, io non sempre ho seguito e soprattutto ho condiviso le tante battaglie di Radio Radicale che sono state fatte in 40 anni, ma ritengo che sia una fonte importante e preziosa di informazione e soprattutto per cercare di far crescere il nostro paese e con essa il diritto alla conoscenza, al pluralismo libero, senza lacci e lacciuoli. Perché, e vado a leggere ora l'articolo 21 della Costituzione, se tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, sono i primi due comma
dell'articolo 21 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, è altrettanto doveroso da parte di uno Stato invece garantire e aiutare con ogni mezzo, almeno questo è il mio pensiero, un servizio essenziale qual è quello dell'informazione, soprattutto libera e indipendente, affinché ci sia una crescita civile, democratica del nostro paese, una crescita senza filtri, senza bavagli, senza censure. Provate anche voi, per esempio, ad andare sul sito di Radio Radicale, semplicemente in alto a destra c'è cerca, scrivete per esempio la parola Napoli, oppure scrivete processo Camorra, vi si aprirà un mondo, un archivio immenso che potrebbe scomparire se questo progetto dell'attuale governo dovesse andare in porto. Quindi il mio appello è questo, firmate anche voi la petizione per salvare Radio Radicale. A domani.